Bentornati appassionati. Come vedete, funziona. Ne ho già creato uno, quasi finito. Deve essere ancora rettificata appena appena la faccia di qua e di qua. Perché questo era un blocco unico, tagliato da un pezzo di ferro quadrato. L'ho tirato prima, ho fatto una specie di cerchio. Poi ho fatto un foro al centro e l'ho fissato con una barra filettata, l'ho filettato dentro con una barra, e ho fatto un filetto del 6. Così la barra filettata mi faceva da supporto anche preciso per tenerlo il più preciso dritto possibile contro il mandrino. Dopodiché, nella contropunta, ho messo una boccola che ci entra giusto, il filetto del 6. Così poi avvicinavo la contropunta quando questo era intero, immaginatelo intero così, tutto cilindrico. Ho messo la contropunta e prima mi sono tirato fuori il cilindro più largo, quello più esteso nel suo diametro. Dopodiché l'ho segnato, l'ho tagliato in due e ho cominciato a fare la lavorazione di ogni singolo pezzo. Questo è stato segato e per adesso ho rettificato solo questa parte qua. Queste saranno le rondelle sostitutive che andranno al posto di quella e al posto anche di quella del resto, quella del piatto porta utensili, poggia utensili. Questa è la rondella che voglio ottenere. La sua forma originale è questa qua. Quando viene appoggiata, ho notato che ha troppo gioco e a me è già successo che si andasse a mettere così e non stringeva più in quel caso lì il poggia utensili. A contropunta, bene o male, ha poco gioco. Invece il porta utensili continuiamo a spostarlo avanti e indietro e capita in questo tornio che si vada a fissare così e quindi stringi e non stringe più perché è stato fatto troppo abbondante in tutti i sensi. Allora io sto facendo una rondella che abbia questa parte, la parte che entra più precisa e più alta. Vedete che è molto più alta. E poi gli ho dato anche un po' più di spessore per avere una maggiore forza di stretta sulla parte inferiore. Poi ancora lo devo provare perché avrò un massimo di spessore utilizzabile dalla vite che c'è dentro è un po' buio, forse. Comunque la vite ha una certa lunghezza. Non devo sforare da quella lunghezza perché poi il dado comunque devo avere la possibilità di mettere sotto il dado e dargli quel leggero comunque gioco per poter comunque svitare la contropunta e lasciargli il coso mobile. Volevo far vedere e ne ho un sacchetto pieno. Questi sono. Mi sono fatto la paglietta.
E come vedete, di trucciolo ne fa tanto. Niente, volevate sapere, per chi era rimasto con la curiosità di cos'era che stavo facendo, mi sono fatto la torretta per tornire anche il metallo. È stato un lavoro, tra virgolette, non complicato sotto un profilo di realizzazione, perché sono, se vogliamo dirla brutta, quattro pezzi di scatolato, anche se è tappato, perché gli ho fatto comunque i tappi per non avere i buchi, comunque è scatolato. E comunque quattro pezzi di scatolato, due, un foro qua e là per bloccare la morsa, il lavoro è relativamente semplice. Quello che non è tanto facile è rimanere assolutamente in squadra, tenere tutto in squadra. Dopo vi faccio vedere nel suo complesso come la sua fattura, come ho creato il, come si chiama, questo qua è il braccetto, chiamiamolo così, porta utensili. Questo invece è tutto ferro pieno, è tutto ferro pieno dove ho realizzato un foro nel corrispettivo centro del tornio. Senza niente ho messo le due con, ho messo la contropunta nel cono morse e ho preso l'altezza appoggiandoci sopra. Morsa tutto montato, ho montato sul pezzo di ferro quadrato e ho preso l'esatto centro della contropunta del trascinatore, quello è il suo nome, del trascinatore messo dentro il cono morse. Ho preso la perfetta mezzeria. Ho tirato un segno e mi sono fatto il foro. Non so se si vede perché è un po' buio di qua. Comunque ho fatto un foro dove alloggiare gli inserti comprati su Banggood. Poi ho fatto dei fori in corrispondenza sempre del centro a diverse lunghezze, perché ci sono utensili che hanno diverse lunghezze, quindi ho preso la lunghezza massima dell'utensile che avevo più lungo di tutti. Ho fatto il foro, quindi passante da parte fino all'altezza massima che mi serviva, e poi ho creato questi fori filettandoli, mettendoci così dei dadi che vanno a bloccare il tagliente. Questo pezzo di ferro, a dire il vero, non era pieno, non ce ne avevo così lunghi e grossi, e quindi per cui ho fatto una cosa che non so neanche se è giusto farla, però io l'ho fatta, e così mi sono trovato, ho fatto fuori una marea di filo. Praticamente ho cominciato a saldarlo dentro e l'ho riempito tutto con la saldatura, era solo una cosa da pazzi, però l'ho fatto e funziona, è pieno, va bene. Non vi dico, non so in filo quanto mi sia costato, però diciamo che sono riuscito a tenere il pezzo della lunghezza che volevo e pieno. Anche perché non mi andava di a comprare una barra da 1 metro, 2 metri che è piena, chissà che cosa mi costava. Non ho pezzi di scarto, la lavorazione del ferro non rientra nelle mie mansioni, quindi non è che potevo sperare in un pezzo di scarto che mi rimanesse. Dovevo proprio letteralmente procurarmelo. E niente, devo dire che c'è una grande, grande, grande soddisfazione nel realizzare i pezzi che si vuole. È la prima tornitura che faccio su metallo ed è molto, molto gratificante. Mi sto divertendo un sacco. C'è da dire che, essendo tutto, seppur l'ho reso molto, molto massiccio, ci vado molto coi piedi di piombo. Questo non è un tornio per il ferro. Quindi proprio si parla di togliere decimi alla volta, anche centesimi, cioè proprio poco 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 alla volta. Quindi sicuramente le lavorazioni sono lunghe, però è tempo per il nostro hobby, quindi se mi diverto nel farlo è tempo ben speso. Niente, poi tiro giù la morsa dal banco, vi faccio vedere l'aggancio sotto perché ho creato un aggancio più stabile di quello normale che c'è nella contropunta del tornio, eccetera. C'è proprio un blocchetto che entra dentro al binario qua, che me lo tiene perfettamente
perfettamente in squadra con il binario, perché anche se lo svito non riesce a fare questo gioco, rimane preciso anche svitato. E quindi poi faccio vedere poi come praticamente è una controrondella su quel pezzo lì più larga, di questa larghezza, un po' più larga di questa, che va a tenere il coso, però poi smontato ve lo faccio vedere bene. Ormai mi rimane solo da verniciarli. Ne ho fatto uno, l'altro l'ho già montato. Si vede anche perché è abbastanza lucido. Però anche quello dopo lo devo smontare un'altra volta e verniciarlo, perché essendo in ferro e non in acciaio inox, poi arrugginirà. E ovviamente per controprova che la cosa funziona, tutto come vedete, sposto il tornio e ciao, vibrando così. Comunque, assolutamente bloccato. E abbiamo quello spessore e non questo dell'originale, che oltre ad aver risparmiato in materiale, perché ho notato che anche questo arrugginisce, quindi comunque è ferro anche questo, o ghisa forse. E hanno fatto questo lasco tremendo, invece i miei entrano precisi, così anche a contropunta libera mi sono eliminato anche il gioco grosso che aveva prima, adesso lo fa, è impercettibile. Niente, e andiamo avanti. Andiamo ora a vedere nel dettaglio quello che ho fatto sopra a questo supporto tutto in ferro. L'ho fatto in ferro perché era quello più economico e tra virgolette era anche quello che avevo a disposizione. Se avessi avuto qualche parte in acciaio, probabilmente l'avrei anche preferita. Qui di acciaio ce n'è un gran poco, c'è una piastra qua sotto e qualche spessore qua e là che è in acciaio, poi per il resto è tutta in ferro. Comunque, ho montato sopra a questo supporto una morsa croce che dovreste avere. Anzi, dovreste vedere, c'è una recensione di questa morsa croce comprata su Mano Mano. Ora metto un attimino la telecamera a posto. Voilà. E andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Questa è fissata tramite dei bulloni dell'otto. E voilà. E la bestia è giù. Ok, allora. Queste sono i quattro dadi. 1, 2, 1 e 2, 3 e 4, dove viene fissata la morsa. Poi ho già fatto la predisposizione per altri tipi di lavorazione, per mettere la morsa a croce nel senso opposto a quella che avete visto montata adesso. Invece che essere montata così, ho fatto in modo anche di poterla montare così e lavorare al centro del tornio, per quando ho bisogno delle lavorazioni di faccia, di poter mettere l'utensile direttamente contro la faccia del pezzo da tornire. Ed è formato da uno scatolato, da, non mi ricordo la misura, quindi la prendiamo,
da 25. Ho fatto i tagli in diagonale e ho tirato fuori un rettangolo. Tirato fuori il rettangolo che misura 30 centimetri. L'ho saldato. Una volta saldato, questo ho dovuto metterlo perché ho fatto un errore nella misurazione. E siccome non avevo altro scatolato, non l'ho rifatto. Quindi mi è toccato agganciarci sopra altri due pezzi di scatolato perché la morsa finiva proprio sul bordo. Quindi per cui poi non avevo la possibilità di ancorare la morsa perché i dadi erano stati messi. Purtroppo la morsa era più larga di quanto l'ho fatto. Quindi si può risparmiare questo lavoro in più e si prende meglio di me le misure della larghezza della morsa. E quindi si può fare semplicemente lo scatolato rettangolare. Dopodiché, io l'ho riempito con del legno. Ho preso del legno massiccio, dentro ci ho messo dentro il kumaru, che è un legno molto 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 duro, però anche una framosia o comunque un olivo, qualcosa di, insomma, un legno piuttosto duro. Fate la misura del foro al centro, al dentro, e mettete quella lì, così avete una base comunque più solida, più rigida, ma allo stesso tempo, non essendo tutta in ferro pieno, è molto 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 più leggera, cioè questo pezzettone pesa molto molto meno della morsa. Poi con una piastra d'acciaio, di quelle che si trovano anche nei brico, è una piastra d'acciaio che misura 15 e quadrata, 15 per 15 centimetri in questo caso. Prima mi sono messo a posto questa base qua, prima, poi l'ho saldata successivamente al supporto creato. Con questo qua si prende poi la larghezza fra i due binari del tornio e si crea con uno scatolato. In questo caso io l'ho fatto da è 3,2, quindi 32 mm per circa una ventina di millimetri. Quindi 32 mm per circa 20 mm, poi in base al tornio che avete guardate voi quant'è la larghezza fra i due binari e la profondità gliene date abbastanza in modo che non scivoli subito fuori dalla morsa quando l'appoggiate sopra. Più è alto è e più vi dà una sicurezza. Poi ho fatto un foro dentro la piastra. È un po' buio, comunque c'è un foro nella piastra. Fate il foro nella piastra dove ho messo una rondella. Questa rondella l'ho tornita a mano. Ho preso sempre un pezzo di piastra di questo tipo di qua che sono in acciaio, quindi molto molto dura, e ho fatto una rondella con un foro dell'otto filettato, vedete che è filettato, così decido con questo già la misura sotto per cominciare a bloccarlo, lo svito, lo infilo dentro al tornio, poi gli do qualche giro di vite a mano da sotto in modo che sia facile da regolare, poi non con questa ma con una chiave a tubo si entra dentro e gli si dà la stretta finale una volta che è in morsa. Quello che dovete fare molta molta attenzione nel saldare questo scatolato alla piastra d'acciaio e che sia perfettamente in squadra. Più precisi sarete in queste saldature, quindi più precise saranno le squadre, più precisa poi sarà la morsa una volta posizionata sul tornio. Quindi diciamo che i difetti di tolleranza iniziali bisogna cercare comunque di toglierli mentre si costruisce il supporto. Perché seppure la morsa io li ho fatti leggermente regolabili, perché precisi al millimetro diventerebbe poi un casino, quindi è meglio farli leggermente regolabili e poi con squadre o
misuratori, eccetera, poi lo si mette perfettamente in squadra con il mandrino. Però almeno già così di base, mettendo questo in squadra con la piastra e la piastra in squadra con lo scatolato, anche queste saldature qua vanno fatte mettendo bei morsetti, stando lì perdendo anche molto tempo, ma ad essere assolutamente preciso, perché già la saldatura con le curvature che danno gli spostamenti del ferro già tende di suo a uscire un pelino fuori. Se partiamo già fuori squadra in maniera un po' troppo importante, poi le regolazioni da fare su questo possono diventare anche lunghe e problematiche. Invece è bello che una volta che hai fatto lo metti su e ci sono quel millimetro da mettere a posto, ecco, si parla di un millimetro da mettere a posto. E niente, il supporto è questo qua, non c'è poi molto altro da dire. Io poi l'ho verniciato, ho grattato, verniciato tutto, essendo ferro non voglio che prenda ruggine, quindi ho cercato di proteggerlo il più possibile, quindi l'ho verniciato bene, dandogli anche una mano di antiruggine. E questo è il supporto finale. E avete visto nella lavorazione che il suo mestiere lo fa. Poi sempre con uno scatolato, sempre con uno scatolato, mi sono fatto anche il portainserti, diciamo così, la torretta. La torretta purtroppo lo devo, cioè io un pezzo di ferro così pieno non ce l'avevo così lungo. Ce n'avevo uno ma era un po' corto e siccome sulla morsa è necessario che sia comunque abbastanza bilanciato, se è troppo corto poi per arrivare vicino al centro del mandrino in rotazione e viene ancorato troppo poco sulla morsa. Per spiegarmi, la morsa è questa qua. Se lui fosse corto, significa che io poi sono costretto ad metterlo così per avere sufficiente lunghezza per arrivare vicino al centro del tornio. Ed essendo ancorato così, diventa troppo precario, subisce troppe vibrazioni. Invece l'ho fatto bello lungo in modo da bilanciare sia il peso di tutta la barra e poi avere tutta la morsa che lavora su tutto il pezzo. Non avendo un pezzo di ferro pieno, vabbè, ho dovuto fare un lavoro assurdo, l'ho riempito di saldatura. Ho preso e ho cominciato a saldare dentro e a riempirlo. Ho fatto chilometri di filo, va bene, un grosso spreco, lo so, però ne fai da te, uno si arrangia con quello che ha. Cacciavo dentro man mano qualche pezzo di ferro di scarto, qualche vite spanata, così l'ho riempita anche con della ferraglia di recupero, diciamo così, dadi, bulloni, tutto quello che mi è capitato, per risparmiare ovviamente quantità di filo, e tutto sommato alla fine ce l'ho fatta. Poi si mette su un trapano, possibilmente a colonna, per avere i fori più dritti possibili. Anche questi sono dadi del 6, no, dell'8. No, del 6 questi sono. L'8 sono quelli là, questi qua sono del 6. Sì, questi sono del 6. Ho fatto i fori, ovviamente misura 5, poi io ho quelli di Banggood che ha sia la punta del trapano e il filettatore tutti in uno. Devo dire che sono comodissimi e funzionano veramente bene quelli di Banggood. Che molti dicono cinesate, cinesate, le palle, quelli vanno bene, tagliano bene, sono fatti proprio bene. E un attimo di pazienza perché è giusto che ve li faccio anche vedere. Si presentano in questa scatoletta che è fatta così. Questa scatoletta fatta in questa maniera, e della Driplo,
E dentro trovate un set di punte di diverse misure che sono così. Ecco, vedete, ha la punta che fa già il foro giusto per fare la filettatura. Quindi non avete neanche troppo necessità di andare a cercare la punta numero 7 per fare il foro da 8. Questo, una volta che avete fatto un buco vicino, molto vicino comunque alla misura finita, con quello potete finire. E ho fatto queste filettature che sono in corrispondenza del centro della dove passa l'accessorio per tornire. Non è autocostruito, questo qua è un altro di quelli presi su Banggood, e anche questo il suo lavoro lo fa. Stiamo parlando di questo tipo di accessori che sono di diverse misure e diverse lunghezze. Non sul diametro, il diametro è sempre lo stesso, ma sono di diversa lunghezza, che sono da più piccole a più corte. Ed è il motivo per il quale ho preso e ho fatto più buchi dove poterlo regolare, in modo che in base all'uscita di cui ho bisogno, posso sia spingerlo più dentro o tirarlo più fuori e avere diversi punti di ancoraggio per renderlo più sicuro, per renderlo più fermo. Perché ho notato che lavorare il metallo, soprattutto il ferro, io per adesso ho fatto solo ferro, non ho ancora lavorato l'acciaio, è difficile, cioè è davvero duro. La pressione che si esercita su questi sul punto estremo è parecchio elevata, un decimo di millimetro. Togliere un decimo di millimetro dal ferro non è come lavorare il legno, e quindi la pressione che si esercita su questo punto qua è altissima, è molto elevata. Quindi tutte le vibrazioni, tutto quello che può essere, le varie oscillazioni, devono essere quanto più ristrette possibili e limitate possibili. Quindi per cui mi sono adottato di questo metodo qua, o no, avete visto sempre nella lavorazione che funziona. Ovviamente non stiamo parlando di un tornio, diciamo così, di un accessorio fai da te che ci fa raggiungere i centesimi di millimetro di precisione. Volendo si potrebbe anche fare, ma significherebbe farci per ogni passata un'ora a girare la manovella piano piano e lasciare che il pezzo lo tornisca proprio in maniera sfiorando il pezzo. Quindi volendo si potrebbe anche fare la cosa precisa. Però alla fine della fiera io quello che mi serve è poter creare qualcosa che sia cilindrico, sufficientemente cilindrico. Insomma, penso che non ho molto altro da aggiungere. Questo è una cosa che alla prima occasione mi ha dato davvero molte soddisfazioni. Mi è piaciuto un sacco tornire il metallo, mi è piaciuto un sacco realizzare le mie rondelle e niente, come al solito, se vi è piaciuto il video e l'avete trovato interessante, mi spiace, l'avevo fatto il video della, come si chiama, dell'assemblaggio, del taglio, delle saldature, eccetera. Ma ho un computer che fa tanti tanti capricci, è datato e non spendo i soldi per il computer. Forse tra poco ci sarà un nuovo unboxing che mi sostituirà quel trapano a colonna schifosissimo, che se per qualcuno, per gli iscritti, diciamo così, per quelli che mi seguono, ho visto che ho fatto un unboxing dello Shepak, poi farò una vera e propria recensione, ma comunque posso già anticiparvi, non compratelo, non compratelo assolutamente. Non spendete quei soldi lì perché sono proprio buttati nel cesso, parliamoci chiaro. Un pollice in su che fa sempre piacere. Se avete voglia, che vi piace quello che vi propongo, se vi iscrivete e spuntate la campanella, non perdete né i video né la notifica di quando esce, anche se io non pubblico
spessissimo, quindi non vi annoierò con probabilmente un video a settimana. E niente, soprattutto se magari commentate con suggerimenti, a me fate solo che piacere, perché in questo io sono un hobbista ed essendo un hobbista ne so quanto chiunque altro di voi, e sicuramente ne so molto molto meno di qualunque altro che tornisce abitualmente metallo. E quindi un suggerimento, eccetera, per renderlo anche migliore o più versatile, assolutamente ben accetto. Niente, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Mackie, la mamma dice che... No, fatto, ho chiuso il video prima di Mackie. Ho finito il video prima di Mackie. È incredibile, ce l'ho fatta a finirlo prima. Hikari.